un grande tributo a Giorgia Meloni. Stai qua Fabio. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, ma io prima di cominciare qualunque cosa, vieni qua, voglio un altro applauso per Fabio Roscani, nostro nuovo presidente nazionale del mondo giovanile, di Gioventù Nazionale. Abbiamo celebrato in queste ore anche il congresso del Movimento Giovanile. Fabio, so come ti senti, solo io lo posso sapere davvero, però dategli una mano, credete anche in lui, perché ci sono generazioni che stanno andando avanti, di ragazzi che non scappano, che si rimboccano le maniche, che vogliono ricostruire questa nazione. Fabio oggi li rappresenta tutti. Grazie Fabio. E ovviamente il ringraziamento lo faccio a tutti gli organizzatori di questa manifestazione, lo dico davvero al di là del ringraziamento formale. Per la prima volta forse in 20 edizioni di Atreio non mi sono occupata quasi di niente. C'è una classe dirigente che ha fatto camminare questa manifestazione come se fosse una cosa semplice, e vi garantisco che non lo è, e mai come in questi 3 giorni mi sono resa conto della straordinaria classe dirigente su cui può contare Fratelli d'Italia. Quindi grazie, grazie, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la riuscita di questa manifestazione. Grazie alle 4 personalità straordinarie che mi hanno preceduto. Poi dicono che in questa metà campo non ci sono cervelli. E grazie a quelli che abbiamo visto nei giorni passati, perché ognuno a modo suo ci ha raccontato la stessa cosa. Che cos'è la patria oggi? Come si fa a difenderla? Ciascuno nel proprio campo. E perché nell'Italia di oggi c'è un disperato bisogno di patrioti? Se volessimo parafrasare la celebre frase del Galileo di Bertolt Brecht, diremmo: beato quel popolo che non ha bisogno di patrioti. Perché la patria è già difesa da tutti quelli che hanno la responsabilità di rappresentarla. Beato quel popolo, ma non è il nostro. Se qui la politica avesse avuto la capacità di anteporre l'interesse complessivo agli interessi di parte, non ci sarebbe stato bisogno di un partito come Fratelli d'Italia. Invece ce n'è un bisogno così disperato che le nostre idee continuano a crescere e ad aggregare. Oggi c'è un disperato bisogno di patrioti. Ma per patriota io non intendo un eroe. Per patriota io intendo una persona normale, l'operaio che si alza alle 4 del mattino per andare a fare il turno in fabbrica, per mantenere la sua famiglia, ma anche perché vuole costruire un pezzo di genio italiano, la ragazza precaria che lavora in un call center e mette al mondo un bambino, lo studente fuori sede che decide di non delocalizzare, persone normali che credono in questa nazione, che credono nel suo futuro, che non si vergognano a essere italiani, che quando ci dicono dalla mattina alla sera l'Italia è una nazione spacciata, scappa da qui, vattene all'estero, non ci credono, che vogliono ancora vivere qui, costruire qui, produrre qui, credere qui. Di persone che non credono che la patria sia un concetto superato, in disuso, perché questa adesso è la nuova vulgata. Facebook che ti dice: oddio, hai detto patriota in un video, ti blocco il video perché hai detto una cosa volgare. Poi una volta a Facebook gli abbiamo segnalato una pagina il cui titolo era una bestemmia e ci hanno risposto: no, corrisponde ai canoni della comunità di Facebook. Beh, Mark Zuckerberg, i canoni della tua comunità non sono quelli della mia. Da noi la parola patria non è un insulto. E ci vogliono convincere che la patria è una cosa finita e che noi dobbiamo tutti aderire a un'appartenenza più grande, confini più grandi, radici più ampie, ovvero nessun confine, nessuna radice. Guardate, ve lo dico con le parole di Leopardi, dello Zibaldone. L'amor patrio di Roma, divenuto cosmopolita, divenne indifferente, inattivo e nullo, e i cittadini romani, avendo per patria il mondo, non ebbero più nessuna patria. Sappiamo com'è andata a finire. Non è la fine che faremo noi. Non è la fine che faremo noi. Allora oggi c'è tempo di patrioti in ogni ambito. C'è tempo di patrioti in campo politico. Perché noi abbiamo la responsabilità di restituire all'Italia una sovranità che le è stata tolta con un colpo di Stato nel 2011. Le cose vanno chiamate con il loro nome.
l'ha raccontato bene Guido. Davamo fastidio al governo della nazione, davamo fastidio all'Europa a trazione franco-tedesca per i nostri accordi con la Libia, per i nostri accordi con la Russia in campo energetico, per il protagonismo in campo politico ed economico. Davamo fastidio ed è stato fatto un colpo di Stato dalle cancellerie europee utilizzando lo strumento finanziario dello spread spalleggiato dalle massime cariche istituzionali italiane. E la storia sarà implacabile con questi traditori! La storia sarà implacabile! Perché noi da quel giorno abbiamo smesso di difendere i nostri interessi nazionali. Da quel giorno l'Italia è diventata terra di saccheggio del capitalismo straniero. Terra di saccheggio. Si sono comprati tutto con la complicità delle nostre massime cariche istituzionali. E l'unico modo di mettere un limite a questa deriva è restituire agli italiani un governo che faccia i loro interessi. E che perché faccia i loro interessi deve essere un governo scelto da loro. Noi vogliamo presentare una proposta politica che dica difendiamo l'interesse italiano senza se e senza ma. Vale nel campo del rapporto con l'Europa. Basti pensare al campo del rapporto con l'Europa, lo diceva bene sempre Guido, perché noi siamo gli unici a non aver difeso gli interessi nazionali in Europa finora. Noi regaliamo ogni anno decine di miliardi all'Europa e in cambio sapete che ci danno? Qualche pacca sulla spalla per i nostri governanti. Quanto sei bravo Renzi! Letta non ne parliamo, Monti poi, ma anche questo Gentiloni è bravo. Ma in un'Europa nella quale tutti fanno i loro interessi nazionali, Gentiloni, Letta, Monti, Renzi, se ti fanno i complimenti vuol dire che non hai fatto il tuo lavoro. Perché nessuno ha fatto i complimenti a Emmanuel Macron quando ha bloccato una commessa importante vinta da Fincantieri per rimetterla in mani francesi. Però in quel caso Emmanuel Macron se ne è fregato, perché stava facendo gli interessi dei francesi. E allora di grazia, perché gli altri lo fanno e noi no? Perché noi, per esempio, quando Telecom è diventata francese, non ci siamo posti il problema di nazionalizzare la rete delle comunicazioni, che è un'infrastruttura molto più strategica dei cantieri navali nei quali si costruiscono le portaerei? Perché non lo abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto perché al governo dell'Italia non c'era gente che stava difendendo gli interessi italiani. E allora siamo qui per dire anche basta genuflessioni. Basta. L'Italia non è una nazione di passaggio nell'Unione Europea. Noi siamo il primo contribuente netto in rapporto al prodotto interno lordo italiano. Noi siamo tra i fondatori dell'Unione Europea. Noi siamo nella zona euro. E se l'Italia decide di dire basta a tutto questo, è finito l'euro, è finita l'Unione Europea. Questo ha un peso ed è un peso che noi dobbiamo far valere. Allora facciamo così. Io voglio essere più europea. Come dicono che siamo anti-europeisti. No, voglio essere più europea. Voglio essere un po' più tedesca e un po' più francese. Voglio essere più tedesca perché voglio, nel nostro ordinamento, una gerarchia delle leggi come ce l'hanno in Germania. Sapete come funziona in Germania? Che la Costituzione tedesca viene prima delle norme europee. Così, quando l'Europa fa delle leggi che vanno contro gli interessi tedeschi, la Costituzione le rende inapplicabili. Io voglio lo stesso gerarchia delle leggi in campo italiano. Voglio che la Costituzione italiana blocchi le leggi contrarie ai nostri interessi. Voglio essere anche un po' più francese. Voglio essere anche un po' più francese. Voglio essere più francese introducendo nella nostra Costituzione una norma, come ce l'hanno in Francia, che dice che i cittadini possono votare sulle norme internazionali, soprattutto se è prevista cessione di sovranità, perché la nostra Costituzione dice all'articolo 1 che la sovranità appartiene al popolo e quindi se la sovranità va ceduta lo decide il popolo, non lo decide nessun altro. Allora diventiamo anche noi un po' più europei. E ci vogliamo battere contro l'introduzione nei trattati del Fiscal Compact. Ci vogliamo battere per far contare quello che valiamo e ci vogliamo battere per rivedere tutti gli altri trattati. Perché l'Europa, grazie a noi, deve diventare finalmente una confederazione di popoli e di nazioni libere e sovrane e non il parco giochi dei tedeschi, dei lobbisti e degli usurai. E in questo dimostreremo che eravamo molto più europeisti di tutti gli altri. Ma servono patrioti anche in campo economico.
perché la situazione economica nella quale noi viviamo è oggettivamente molto difficile. Qualcuno spieghi a Matteo Renzi, che va in giro a ripetere siamo passati dal segno meno al segno più, in modo ossessivo, sembra uno di quei pupazzi di mia figlia che li lasci accesi e continua a ripetere per ora la stessa frase e alla fine ti hanno fatto una capoccia come un pallone. Lui ripete ossessivamente siamo passati dal segno meno al segno più, siamo fortissimi. Sì, qualcuno gli spieghi che tutta l'Europa è passata dal segno meno al segno più, solo che nella lista di quelli che crescono noi siamo penultimi, cioè siamo banalmente praticamente l'unica nazione che non è riuscita a utilizzare una congiuntura economica favorevole. Perché? Perché sono state sbagliate le politiche di Matteo Renzi. La politica del bonus a pioggia a chiunque pagato in deficit, producendo più debito. Ecco, è l'esatto contrario di quello che vogliamo fare noi. Noi non vogliamo distribuire agli italiani mancette a destra e a sinistra per farci votare a pochi mesi dal voto. Noi vogliamo mettere la gente nella condizione di lavorare liberamente. Noi vogliamo costruire uno Stato che invece di metterti i bastoni tra le ruote e fare di tutto per farti chiudere, fa di tutto per farti aprire, fa di tutto per farti assumere, fa di tutto per darti una mano. Vogliamo gli italiani liberi e ricchi, dico una banalità, e non poveri e servi di chi ti regala 80 euro prima della campagna elettorale, perché a questo serve la politica dei bonus, a fare degli italiani un popolo di servi che sono costretti a votare chi gli tira una mancetta. Ve lo ricordate quando c'è stato il referendum costituzionale? Ai giovani gli mandavano le lettere a casa, vieni nella sede del PD, ti spiegheremo come puoi utilizzare il bonus dei 500 euro per la cultura e come devi fare a votare sì al nostro referendum confermativo della riforma costituzionale. Si chiama schiavitù, si chiama comprare il voto, c'è un reato per questo. E noi vogliamo costruire completamente un altro tipo di politica. Vogliamo combattere l'evasione fiscale, a cominciare da quella dei potenti, di quelli che non pagano mai, le banche, le società del gioco d'azzardo, le grandi aziende che delocalizzano. Solo Renzi può dire che solo Marchionne crea lavoro in Italia. Perché io non me lo dimentico che lo Stato italiano alla Fiat ha dato miliardi e miliardi e miliardi di aiuti e quando poi ha chiuso il rubinetto la Fiat ha spostato la sede legale in Olanda, la sede fiscale in Gran Bretagna e Marchionne paga le tasse in Svizzera. No, lo dico anche per chi ce lo ha proposto come candidato premier. Proporre Marchionne come candidato premier significa non avere rispetto degli imprenditori che qui tengono aperte le loro sedi, qui pagano le tasse. Non scappano. Allora vogliamo cominciare da questa evasione che non viene combattuta mai, quella dei cinesi che aprono e chiudono truffando lo Stato italiano per miliardi e miliardi di euro, ma vogliamo combattere anche, oltre all'evasione fiscale, l'oppressione fiscale, perché anche l'oppressione fiscale massacra l'economia tanto e quanto l'evasione. La nostra proposta storica la conoscete, è quella di un tetto alle tasse in Costituzione, ma aggiungiamo la rivoluzione della flat tax, ne ha parlato Maurizio Leo nel suo intervento, lo ringrazio, di una tassazione forfettaria al 15% che vogliamo far applicare all'inizio sul reddito incrementale. Che significa? Non voglio parlare tecnico. Hai dichiarato 50.000 euro lo scorso anno? Quest'anno su quello che dichiari oltre 50.000 euro paghi solo il 15% di tasse. Significa far emergere il sommerso. Significa rimettere alla gente ridare alla gente la voglia di lavorare, perché l'Italia ha bisogno di questo, di essere spronata. Ma siccome noi siamo patrioti, la flat tax la applichiamo solamente alle aziende che assumono in Italia, perché anche questa storia di quelli che qui chiudono e vanno a aprire nel est europeo, l'avete vista la vicenda di Almaviva, la più grande licenziamento di massa della storia d'Italia. Qual è la cosa che non funziona? Che Almaviva lavora quasi solo con commesse pubbliche. E, di grazia, se vuoi lavorare con i soldi degli italiani, perché commesse pubbliche questo significa, il call center lo apri in Italia, mentre se tu lo chiudi in Italia per andarlo ad aprire in Romania, non lavori con le commesse italiane. Anche su questo abbiamo depositato una proposta di legge. In Italia il lavoro è diventato un bene di lusso. E noi che siamo dei patrioti vogliamo parlare anche di questo.
applichiamo la flat tax a chi assume in Italia e vogliamo una super deduzione per le nuove assunzioni. Anche qui è una cosa semplice, più semplice di quello che sembra. Quanto ti costa un lavoratore ogni anno? 30.000 euro? Ne deduci dal bilancio dell'azienda 60.000, il doppio. E vedrete che a un certo punto, andando avanti, è un'iniziativa che in teoria non costa niente allo Stato se lo fai sull'occupazione incrementale, a un certo punto, assumendo, non solo il lavoratore non è più un costo, ma diventa un risparmio. Ecco, noi vogliamo aiutare le persone di buona volontà a fare bene il loro lavoro. Vogliamo difendere ferocemente il Made in Italy, aggredito a 360 gradi da tutti. Voteremo contro il CETA, la vergogna di quell'accordo con il Nord America che riconosce appena 40 dei circa 400 marchi di origine protetta italiani, perché vedete, non ha senso per noi aprire a nuovi mercati se poi su quei mercati consentiamo anche che trottino liberamente i prodotti come il parmesan, la pasta mafia e tutte quelle schifezze che suonano italiano ma italiane non sono e hanno un fatturato ogni anno di circa 60 miliardi di euro tolti alle aziende italiane. Non si può fare. Dal tempo delle repubbliche marinare l'Italia non ha paura di stare sul mercato. Dai tempi delle repubbliche marinare noi non abbiamo paura di nessuno. Perché i nostri prodotti sono infinitamente migliori degli altri, però questo funziona in un regime di concorrenza leale e funziona a patto che il nostro prodotto sia riconoscibile e non si possa contraffare, altrimenti è finita l'economia italiana. Noi possiamo diventare e essere davvero ricchi solamente investendo su tutto quello che non ci si può copiare. Se invece noi lasciamo che gli altri distruggano la credibilità del nostro prodotto, noi siamo finiti. E allora chi vota il CETA, per esempio, fa un favore alle multinazionali, fa un favore alle grandi produzioni, fa un favore a quelli che vogliono massacrare la credibilità dei nostri prodotti e sputa in faccia a tutti quei produttori italiani che si sono rifiutati di mettere le schifezze in quello che stavano producendo, che non hanno messo il glifosato nel grano, che non hanno messo il latte in polvere nei formaggi, che non hanno messo gli OGM nella frutta e nella verdura, perché non ci stavano a guadagnare un euro di più massacrando la nostra credibilità internazionale. Noi dobbiamo difendere i nostri prodotti, noi dobbiamo difendere tutto quello che non ci si può copiare. Dobbiamo difendere il turismo, perché non è vero che in Italia non ci abbiamo il petrolio. Noi in Italia il petrolio ce l'abbiamo ancora, e come? Solo che decidiamo di non estrarlo. Quel petrolio è il turismo. Allora la nostra proposta è semplice, dimezziamo l'IVA sul turismo, dal 10 al 5%. Portiamo l'IVA sul turismo praticamente al livello dell'IVA sui generi di prima necessità. Perché per noi il turismo è un genere di prima necessità, per una nazione che di turismo potrebbe campare. Sono cose che si possono fare. Vogliamo difendere il lavoro, i prodotti, le aziende. Vogliamo difendere i confini italiani. Perché senza confini, signori, non c'è bisogno che uno Stato esista. Senza confini noi non siamo niente. E quei confini vanno difesi, non vi fate prendere in giro. L'Italia ha il problema dell'immigrazione perché l'Italia ha troppe coste. No, l'Italia c'ha il problema dell'immigrazione perché l'Italia c'ha il PD, non perché c'ha le coste. Le coste ce le hanno pure gli altri. Le coste ce le hanno pure gli altri e non hanno lo stesso problema. Basta con questa teoria delirante, buonista. Dobbiamo accogliere tutti, dobbiamo farli venire tutti qui. Noi continuiamo a chiedere una cosa semplice, rispetto delle leggi, rispetto delle regole. Alla fine ci sta arrivando pure la sinistra, poi arrivando. Diciamo che sta arrivando la campagna elettorale e quindi la sinistra fa finta di ricredersi, ma non dubitate, dopo la campagna elettorale torneranno a dire accogliamoli tutti, perché il loro obiettivo non è la solidarietà, il loro obiettivo è un progetto di sostituzione etnica.
Il loro obiettivo è sradicarci dalle nostre radici. Il loro obiettivo è utilizzare l'immigrazione di massa per favorire il grande capitale nello sfruttamento del lavoro. E questo è il loro obiettivo, perché loro sono gli strumenti dei poteri forti. Sono il governo mandato dai poteri forti. E invece noi vogliamo fare alcune cose semplici. In Italia non si può entrare illegalmente. C'è da fare il blocco navale? Facciamo il blocco navale. C'è da alzare i muri? Alziamo i muri. C'è da parlare con la Libia? Parliamo con la Libia. Ma in Italia non si entra più illegalmente. Se vuoi entrare in Italia, entri legalmente, con una cosa che si chiama decreto flussi, che è lo strumento che serve a ogni nazione per governare l'immigrazione, perché l'immigrazione non è un diritto, è un contratto che lo Stato fa con chi vuole partecipare alla crescita di questa comunità. E quindi la seconda regola è che se entri in Italia, che tu sia regolare, che tu sia rifugiato, se delinqui, torni a casa tua. Se non rispetti le regole di una società che ti ha accolto, non puoi stare qui. Semplice. Si chiama rispetto. Vogliamo l'abolizione di quella anomalia tutta italiana. Ieri lo abbiamo chiesto al ministro Minniti, che non ha su questo risposto positivamente, come su diverse altre cose. Nonostante i giornali ce lo vogliano per forza far candidare alla presidenza del Consiglio, signori, non ci abbiamo bisogno dei Minniti, che non è che viene proprio dalla montagna del sapone, il ministro Minniti, lo ringraziamo, ma insomma, con questi sta, con questi si accompagna, anche lui è stato al governo negli ultimi anni con questi signori. E ieri abbiamo chiesto, tra le altre cose, conto di questa vicenda della protezione umanitaria, che è una roba che esiste solo in Italia. Perché noi abbiamo questo, la Convenzione di Ginevra, rifugiati, secondo la Convenzione di Ginevra di quelli che entrano da noi il 5%, poi c'è la protezione sussidiaria, che è uno strumento dell'Unione Europea, che si è inventato in più oltre la Convenzione di Ginevra, di quelli che arrivano da noi circa il 15% viene accolto secondo la protezione sussidiaria dell'Unione Europea, e poi c'è questa cosa tutta italiana della protezione umanitaria. 20% di quelli che arrivano da noi vengono accolti con la protezione umanitaria. Per intenderci, la protezione umanitaria è quello strumento che ha consentito a quell'infame capo del branco che ha stuprato i due ragazzi polacchi di stare in Italia a spese nostre, nonostante gli fosse stato rifiutato il diritto a richiedere l'asilo politico. Quindi noi vogliamo l'abolizione della protezione umanitaria, di uno strumento che serve semplicemente a far entrare gente che non ha diritto a entrare secondo le norme internazionali. Il permesso di soggiorno lo facciamo a punti, come la patente. Ti comporti bene, rispetti le regole, parli italiano, fai volontariato? Aggiungi i punti. Ti comporti male, non rispetti questa nazione, delinqui, predichi odio? Ti tolgo i punti fino a toglierti il permesso di soggiorno. E se vuoi la cittadinanza, devi avere un certo numero di punti, perché solamente chi disprezza l'Italia poteva immaginare una norma come lo Ius Soli. Devi disprezzare l'Italia per immaginare una norma come lo Ius Soli. I bambini usati come scudi umani per fare una sanatoria che in realtà non riguarda i bambini, riguarda fior fiore di adulti che servono al PD, perché vedete, dicono che gli immigrati fanno dei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Uno di questi forse è votare il PD. Allora, siccome adesso arrivano le elezioni, che non la facciamo una bella sanatoria per 1 milione di persone, che magari qualcuno vota pure il PD? Poi io penso che gli immigrati non li voterebbero comunque a questi del PD, perché non li vuole votare proprio nessuno al mondo. Però loro sperano con questa norma di raggiungere questo obiettivo. Però un partito serio, un partito vagamente, diciamo, dignitoso, non si presenta con una norma che incide in maniera così drammatica sul futuro dell'Italia, in scadenza di legislatura, con un governo nato contro il parere degli italiani, con una maggioranza di Volta Gabbana, senza aver mai discusso una cosa del genere con il popolo italiano. Allora, appello al PD, a Renzi, a Gentiloni, alla Boldrini, a tutti quanti. Se
davvero considerate questa una norma così sentita e amata dal popolo italiano e così giusta? Abbiate il coraggio di presentarvi in campagna elettorale dicendo che mettete al primo punto del vostro programma elettorale questa intelligentissima norma per fare una sanatoria per 1 milione di nuovi cittadini italiani e per dare la cittadinanza automatica a chi nasce in Italia, impedendo anche a chiunque, qualunque immigrato abbia un figlio qui che diventa cittadino italiano, che possa mai più andare via, perché voi sapete che c'è il principio del ricongiungimento familiare, dell'unità familiare, per cui se tu rendi anche di una famiglia di stranieri il figlio cittadino italiano, poi stanno tutti qui per sempre. Allora voi andate dagli italiani e ditegli che volete fare questo e fatevi dare dagli italiani il mandato a fare una norma di questo tipo, e gli italiani sapranno alle prossime elezioni politiche che se vogliono 1 milione di nuovi cittadini e la cittadinanza automatica devono votare il PD, e se non lo vogliono devono votare Fratelli d'Italia, che ha già raccolto 50.000 firme contro questa roba qui e che è già pronta a presentare il referendum abrogativo, perché da noi la cittadinanza non è un automatismo. Da noi la cittadinanza è la fine di un percorso, da noi la cittadinanza deve essere richiesta, sudata, guadagnata, celebrata, non è un automatismo. Vediamo come vanno le elezioni. È tempo di patrioti anche per quello che riguarda il tema delle priorità sociali, un'altra delle proposte della nostra, di Fratelli d'Italia, è quella che noi chiamiamo prima gli italiani. Prima gli italiani nell'accesso ai servizi sociali, prima gli italiani nelle case popolari, prima gli italiani per tutto quello che riguarda gli strumenti di una nazione che quegli italiani hanno contribuito a costruire. Guardate, non c'è discriminazione in questo. Noi chiediamo il vincolo della residenzialità, vale per tutti. Ma è giusto che chi ha contribuito da più tempo a costruire quello di cui questa nazione dispone possa anche non essere scavalcato dall'ultimo arrivato. Perché non è mia quell'Italia che si pone il problema di trovare un alloggio agli occupanti abusivi di via Curtatone e sfratta una vecchietta di 95 anni che sul suo suolo edificabile ha costruito una sua casa ma non ha rispettato tutti i cavilli. Nella mia Italia la vecchietta a casa sua e l'immigrato entrato irregolarmente a Palazzo Curtatone che occupa abusivamente torna anche lui a casa sua e siamo tutti a casa nostra. Questo fa uno Stato normale. Questo. E vogliamo difendere anche la nostra identità e la nostra cultura. Perché non possiamo negare, e non lo negheremo noi, che c'è un processo di islamizzazione dell'Europa in corso. Chi lo nega è complice. L'Arabia Saudita e il Qatar finanziano con miliardi l'apertura in Occidente, in Europa, in Italia, di moschee, centri culturali, università, nelle quali portano avanti le loro teorie fondamentaliste. La Turchia di Erdogan lo dice in modo più esplicito, dice ai turchi residenti in Europa fate tutti molti figli che tanto gli europei non li fanno e così conquisteremo l'Europa demograficamente. E vedete, io non penso che abbia un senso aver combattuto centinaia di anni di conflitti sanguinosi per impedire la conquista islamica dell'Europa da Poitiers a Lepanto per poi ritrovarsi a farci conquistare semplicemente perché non siamo capaci di reagire. Io dico che noi dobbiamo reagire difendendo la nostra cultura, difendendo le nostre tradizioni. E mi vergogno di come invece le nostre istituzioni reagiscono. Quando vengono i capi di Stato islamici in Italia, noi copriamo le pubenda delle statue classiche, togliamo il vino da tavola e pensiamo così di essere bravi, intelligenti. La Boldrini giustamente si pone il problema di coprirsi il capo quando va da un capo di Stato islamico per rispetto e poi si presenta dal Papa in ciabatte. Perché le culture vanno rispettate, sì, tutte meno la nostra. Ecco, noi diciamo che le culture vanno rispettate, sì, ma prima la nostra.
prima la difesa della nostra identità, che non ha nulla da invidiare alle altre. Nulla da invidiare alle altre. E poi c'è il problema del terrorismo, che continua a negare il nesso tra diffusione delle teorie fondamentaliste e terrorista, e complice dei terroristi. Noi non siamo più disposti a sacrificare la sicurezza dei nostri cittadini sull'altare del politicamente corretto. In questi anni abbiamo fatto proposte di ogni tipo. L'ultima riguarda l'introduzione del reato di integralismo islamico. E il Parlamento non ha avuto il tempo di approvarla, perché era impegnato a combattere un nemico molto più pericoloso, il fascismo. Allora, siccome loro dovevano combattere il fascismo, non potevano combattere il fondamentalismo islamico. E tu dici, vabbè, ma questi stanno fuori di testa. No, non stanno fuori di testa. Il fascismo, l'antifascismo sono la coperta di Linus della sinistra, voi li dovete capire. Quando proprio non sanno più che dire, quando stanno proprio alla frutta, dopo la frutta ammazza caffè, arriva l'antifascismo, durante l'ammazza caffè. Fortunatamente però ormai sono così ridicoli che se ne accorgono tutti. Cioè, questo signor Fiano è sprofondato con la sua norma nel ridicolo. 3 anni a chi c'ha in tasca l'accendino del duce, fatto dallo stesso governo che ha depenalizzato per tenuità del fatto tutti i reati con pena punibile fino a 5 anni. Furto, violenza privata, abbandono di minore. In pratica da loro funziona così. Se entrano dentro casa tua perché vogliono rubare, non sono punibili. Ma se quando entrano te beccano che c'hai sul comodino il busto del duce, vai in galera tu. Loro sono così. È la giustizia ai tempi del PD. Loro gli piacciono le cose fatte così. Vabbè. Io dico che il ladro è più pericoloso del busto del duce. Io dico che l'integralismo islamico è più pericoloso del busto del duce e che la sinistra che nega l'integralismo islamico è più pericolosa del busto del duce. Lo pensate voi? Lo pensano milioni di italiani? Fiano, arrestateci tutti! Arrestateci tutti, Fiano, così rimanete solo voi e vi potete votare da soli. Vogliamo garantire la sicurezza ai nostri cittadini. Sicurezza, precondizione di libertà, quello che non è stato fatto anche qui in questi anni. Noi diciamo da sempre con chiarezza: più forze dell'ordine, rigore e certezza della pena. Chi delinque deve stare in galera. Se non c'è posto nelle carceri, si costruiscono nuove carceri, non si tolgono i reati. No agli sconti di pena automatici. Lo Stato deve stare dalla parte degli uomini e delle donne in divisa senza tentennamenti. Gente che guadagna 1.200 euro al mese per rischiare la vita ogni giorno. È praticamente quanto spende lo Stato italiano per mantenere un immigrato richiedente asilo. Basta. Il reato di tortura, così come è stato approvato, lo aboliremo. Utilizziamo l'esercito nelle situazioni a rischio. E se non, dopo tutto questo lo Stato non è in grado di garantirti sicurezza, beh, non può impedirti di difenderti da solo. La difesa è sempre legittima, di giorno, di notte, al lavoro, a casa. Noi saremo sempre dalla parte di chi ha avuto il coraggio di difendere la sua famiglia da chi pensa di poter fare quello che vuole. Sempre. Tra il criminale e la vittima, io non ho mai dubbio di quale sia la parte dalla quale lo Stato deve stare. È la sinistra che ha i dubbi, noi no. Noi abbiamo le idee molto chiare. E da donna, beh, io non posso non spendere 2 parole sull'escalation di stupri che c'è stata in questi ultimi periodi. L'episodio di Rimini, le violenze di Roma, l'assistente sociale stuprata nel campo profughi. Che piaccia o no, questa escalation è anche collegata all'immigrazione incontrollata. Ma guardate, non lo dico io. Siccome i numeri non possono essere tacciati di essere razzisti,
Basta leggere i numeri. Gli immigrati sono l'8% della popolazione e incidono sugli stupri per il 40%. La politica si deve o non si deve porre un problema? E invece l'avete visti? Tutti zitti. Le istituzioni non hanno avuto nulla da dire. Le femministe, sempre attente, sempre in piazza a difendere le donne dallo sfruttamento del loro corpo, tutte zitte. Perché nel cortocircuito culturale della sinistra va bene difendere la donna violentata, purché il violentatore non sia un immigrato. Perché nella gerarchia della sinistra immigrato batte donna violentata. E quindi zitti, non si deve dire niente. Allora lo chiedo io ad alta voce, a Laura Boldrini, alle parlamentari, alle giornaliste, alle attrici, a tutte quelle signore che sono scese in piazza e ci hanno detto che bisognava difendere il corpo della donna. Se non ora, quando? Quando? Se non ora, quando? Non abbiamo sentito! Non abbiamo sentito la solidarietà, non abbiamo sentito la difesa della civiltà, la difesa delle donne, perché ce lo siamo guadagnato in centinaia di anni di civiltà e non vogliamo tornare indietro, e qualcuno lo deve dire. E allora lo diremo noi, che organizzeremo nelle prossime settimane una grande manifestazione di donne che difendono i diritti delle donne e la sicurezza nelle nostre città, e le invitiamo tutte le femministe. Le invito da oggi, dalla Boldrini in poi, a scendere in piazza con noi. E speriamo che non abbiano qualcosa di meglio da fare, tipo protestare perché hanno chiamato una donna capotreno invece di capatrena. Mi sono persa. Mi sono persa. Vabbè, adesso mi sono persa. Vogliamo aiutare, sì. Qualcosa mi invento sempre. Vogliamo aiutare quegli autentici patrioti, se parliamo di patrioti, è stato detto molto bene prima di me, anche qui da Massimo Gandolfini, quegli autentici patrioti che nell'Italia di oggi hanno il coraggio, contro tutto e contro tutti, di mettere al mondo un figlio, di mettere in piedi una famiglia. Perché vedete, il problema dell'Italia è che l'Italia è una nazione destinata a scomparire, secondo i dati demografici. Non c'è proprio appello. Noi, se proiettate i dati della demografia, saremo sempre sempre più vecchi e alla fine l'Italia scomparirà. E la soluzione anche qui che ci propinano, non lo dobbiamo neanche dire, vabbè, facciamo entrare gli immigrati, tanto i figli li fanno loro. E vabbè, e questo sappiamo che è la posizione della sinistra. Noi invece vorremmo che le famiglie italiane fossero messe nella condizione di mettere al mondo dei figli. In Italia i figli non si fanno perché la gente ha paura. Paura di non riuscirgli a dare una vita dignitosa, paura di perdere il posto di lavoro perché sei incinta, paura che non ti basterà il latte materno perché quello artificiale costa decisamente troppo, paura che i tuoi nonni non riusciranno ad aiutare, che i nonni del bambino riusciranno ad aiutarti perché non ci sono altri aiuti, altri sussidi sociali, paura che la banca non ti darà il mutuo perché sei precario. Paura, in rapporto all'idea di un figlio, è proprio una parola che stona. Ve lo dico io che sono diventata madre da poco. I figli dovrebbero essere solo una grande gioia, una grande completezza. E invece qui si ha paura. E noi vogliamo combattere quella paura, perché si può combattere. Abbiamo un pacchetto molto articolato di iniziative, non ve le cito tutte per ragioni di tempo. Vi cito la principale, il reddito di infanzia. Vogliamo dare un sostegno serio, importante, mensile per i primi tre mesi di vita di per i primi tre anni, chiedo scusa, di vita di ogni figlio. E vogliamo rispondere così alla demagogia del reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, perché io rifiuto proprio la mentalità, la depressione collettiva di uno strapuntino tirato a tutti per stare a casa senza disturbare il manovratore. E guardate che davvero è... Io mi sono interrogata molto su questo reddito di cittadinanza. 800 euro al mese per stare a casa.
che vuol dire non sapere che 800 euro al mese è la media degli stipendi di chi lavora 40 ore settimanali. Certo, per saperlo devi avere lavorato un giorno in vita tua, è questo. Allora io dico che a noi non servono provvedimenti di questo tipo, io rifiuto il principio. Noi crediamo che il lavoro generi una dignità in sé, che è la dignità di contribuire con il proprio lavoro, con il proprio operato alla crescita di una comunità. Non vogliamo una generazione di persone che stanno a casa pagate dallo Stato a non fare niente, così non rompono le scatole. E quindi noi quei soldi non li usiamo per far stare la gente a casa, lo usiamo per tante altre iniziative delle quali vi ho parlato in tema di lavoro, e li usiamo per il reddito d'infanzia. Lo usiamo per dire che qui, nell'Italia di oggi, se metti al mondo un figlio, sei un patriota e questa nazione te lo riconoscerà. Non ci sto io più a quell'idea per cui la famiglia è una cosa vecchia, superata, via, via. Adesso ci sono queste cose moderne, modern family. Il nonno che sta con zio, che si mette... No, che uno non riesce neanche a seguire la trama. Io ci ho provato qualche volta, ma non si riesce proprio a seguire la trama. Ecco, io rifiuto quel genere di società. Non la considero moderna, non la considero civiltà. Ho letto qualche settimana fa, qualche mese fa, che hanno tolto a una coppia di genitori la loro bambina, figlio naturale, perché quando è nata erano troppo vecchi. I giudici hanno preso e gliel'hanno tolti. E allora ti interroghi, perché scusate, se sono una coppia eterosessuale sposata ma anziana, no. Se sono due uomini, sì. E di più, se invece a essere vecchia è una donna omosessuale e famosa, che fa un figlio a 52 anni e si chiama Gianna Nannini, e allora se lo può tenere. C'è qualcosa che non va? Secondo me c'è qualcosa che non va, senza nulla togliere. C'è qualcosa che non va se noi discriminiamo ormai solamente le coppie eterosessuali, la famiglia naturale fondata sul matrimonio. Io rifiuto questa società, l'ha detto bene Massimo, non ci torno, nella quale il capriccio diventa un diritto, nella quale la voce di chi può stare davanti a una telecamera, di chi può rivendicare i suoi diritti vale di più di chi non lo può fare. Perché uno Stato giusto si occupa del più debole, non si occupa del più forte. Tra la coppia di omosessuali che legittimamente vorrebbe poter adottare un bambino e il bambino che ha diritto ad avere un padre e una madre, io non ho dubbio di quale sia il debole. Il debole da difendere è il bambino, è il suo diritto di avere un padre e una madre, non glielo puoi negare per legge, è una cosa che non si può negare per legge. E siamo antichi, siamo retrogradi, sì, siamo retrogradi. Rifiutiamo questa vostra presunta civiltà, che non è civiltà, perché quando paghi per comprarti un figlio, quella non è civiltà, è mercificazione, è un'altra cosa. Insomma, vogliamo fare tutto questo. E pensiamo che servano dei patrioti anche, insomma, in campo istituzionale per dare un assetto nuovo, moderno allo Stato italiano. Noi sosteniamo da sempre e rilanceremo con forza un modello presidenziale dello Stato, che è da sempre la proposta della destra italiana, un governo forte scelto dai cittadini. Purtroppo non è quello che sembra accadere con questa legge elettorale, che ce ne stanno adesso proponendo una nuova, che continua a essere una legge sostanzialmente che non prevede un premio di maggioranza, e quando non prevedi un premio di maggioranza nella legge elettorale in un sistema tripolare ottieni che ci siano ottime possibilità che arrivi a fare un governo di inciucio. E gli governi di inciucio non si fanno mai nell'interesse dei cittadini, si fanno sempre nell'interesse dei partiti. E quindi noi continuiamo a chiedere che ci sia un premio di maggioranza nella legge elettorale, e chiediamo un'altra cosa che proprio non ci vogliono ascoltare: le preferenze. Ma l'avete visti? Ma l'avete visti? In questi ultimi 10 anni, tutti in televisione, tutti i partiti, tutti gli esponenti a dire basta, la vergogna delle liste bloccate, uno schifo, basta. Hanno fatto 4 leggi elettorali nuove, ne hanno proposte 3 nuove, sempre le liste bloccate. E tutti d'accordo, nessuno ha niente da dire. Allora io dico, almeno
Potete concedere a ogni partito la discrezionalità dell'utilizzo delle liste bloccate? Perché io sono presidente di un partito politico e i parlamentari di Fratelli d'Italia non li voglio nominare, li voglio far eleggere dagli elettori di Fratelli d'Italia. Non voglio che rispondano a me, voglio che rispondano ai cittadini. Potete lasciarci almeno questa libertà? Che poi uno vorrebbe dire al signor Fiano, all'onorevole Fiano, estensore anche di questa proposta, che alla fine l'unica cosa fascista l'ha fatta lui, perché anche nel fascismo c'erano le liste bloccate. Attenzione Fiano, che per aver scritto la legge Fiano elettorale rischi di andare in galera per la legge Fiano. Cose pazzesche nell'era del PD, cose incredibili che accadono solo nell'era del PD. E voglio dire anche che... Riprendo un pezzo dell'intervento straordinario, come sempre, di Marcello Veneziani, che noi sosteniamo anche una visione patriottica del federalismo, che non ci convincono le spinte autonomiste basate su calcoli di convenienza economica. I referendum di Lombardia e Veneto, lo dirò chiaramente, non ci appassionano. È legittimo che ci si interroghi sull'assetto complessivo dello Stato, sul grado di autonomia delle regioni e dei comuni, ma io non penso che sia utile creare i presupposti per un egoismo locale che rischia di indebolire l'intero sistema produttivo economico che è fondato sull'unicità della nazione. La ricchezza delle regioni del nord è effimera al di fuori della coesione nazionale. E senza un lavoro imponente di ricostruzione sul piano occupazionale, sul piano economico delle regioni del Sud Italia. Ed è quello che vogliamo fare noi, nell'interesse dei cittadini del Nord e del Sud. E fatemi dire che quando vedo qualcuno che a casa nostra chiede di issare la bandiera della Catalogna sul palazzo della regione Lombardia, dico che non ci siamo. Io guardo le immagini degli scontri tra catalani e castigliani e dico che qui non deve accadere mai. Qui non ci sono i popoli italiani, qui c'è il popolo italiano. Ci sono mille tradizioni, mille campanili, mille identità, ma c'è una sola patria e su questo non si transige, noi non transigeremo mai, mai. Dicono che sembra che non ci siano mai delle differenze tra noi e la Lega sul piano del programma, ecco, ve ne ho detta una. Su questo non siamo perfettamente d'accordo. Ecco, io ho cercato, vado alla conclusione perché si è fatto tardi, ho cercato di raccontare una visione del mondo, l'ho riassunta ovviamente per ragioni di tempo, che è la visione del mondo che vorrei rappresentare e difendere in una competizione leale con gli alleati, se ci sarà una coalizione, ci sarà anche la nostra proposta, e al di fuori di quella competizione. Noi vogliamo dire prima gli italiani, prima l'Italia, a 360 gradi. E porteremo questa bandiera fino a dove ci spingerà il consenso degli italiani. Diranno che non possiamo arrivare alla presidenza del Consiglio, che io sono una donna, che sono troppo giovane anche se ormai sono una carampana, che in ogni caso anche quando diventerò vecchia sono troppo bassa, che sono comunque troppo mamma, che sono troppo di destra, che Fratelli d'Italia è un partito troppo piccolo. È una buona notizia quando i poteri forti non ti sostengono. Vuol dire che i poteri forti sanno che in nessun caso farai i loro interessi. E quindi noi dobbiamo arrivare semplicemente dove ci porta il popolo. Poi fatemi dire, se compete Luigi Di Maio, avremo qualcosa da dire anche noi. E guardate, lo dico con grande rispetto degli elettori del Movimento 5 Stelle, che sono tutte persone che chiedono sostanzialmente un cambio, no, radicale, però voglio dire con chiarezza, insomma, che come nel 68 la soluzione non era la fantasia al potere, oggi la soluzione non è la confusione al potere. E io nei 5 Stelle di confusione ne vedo tanta, vedo la confusione di chi ha difeso le politiche migratorie fatte dal PD e poi ha cambiato idea,
di chi dice che vuole combattere i poteri forti e poi si mette il vestito elegante per non sfigurare quando va a incontrare le lobby, di chi dice che è euroscettico e poi tenta di iscriversi al partito di Mario Monti in Europa, di chi va a baciare il sangue di San Gennaro e prima prendeva l'ostia al corpo il sangue di Grillo col grillo fritto. Vedo tanta confusione, vedo tanta confusione. E evidentemente Grillo e Casaleggio pensano che Di Maio possa essere la persona giusta per rappresentare queste contraddizioni. E vabbè, ma rimangono delle contraddizioni. E voglio dire una cosa, guardate, voglio sfidare Di Maio. Perché noi li abbiamo sentiti, questi 5 Stelle, parlare, no, di casta, il taglio degli stipendi dei parlamentari. Noi abbiamo una proposta seria, abbiamo fatta da tempo, vorremmo che i 5 Stelle la facessero loro. Leghiamo gli stipendi dei politici, parlamentari, ministri, presidenti del Consiglio, all'andamento dell'Italia. Se l'Italia va meglio, i politici guadagnano di più, come accade per gli azionisti. Se l'Italia va bene, i politici guadagnano di più, se l'Italia va male, i politici guadagnano di meno. Io spero che i 5 Stelle vogliano sposare questa nostra proposta. Temo che avranno qualche difficoltà, perché se Di Maio è come la Raggi e rischia di essere peggio della Raggi, non è che loro non prendono lo stipendio, ci devono proprio pagare loro a noi. Hai voglia a dire, ci vogliono i politici capaci. Quindi, dicevo e chiudo, io vi dico che possiamo arrivare dove il popolo deciderà che arriviamo. Basta che il popolo non si faccia filtrare, che non si faccia dire che cosa deve fare da quelli che hanno sempre un interesse a dirtelo, e se hanno un interesse a dirtelo non è detto che il loro interesse sia anche il tuo. Porteremo le nostre idee in ogni angolo di questa martoriata nazione, busseremo a ogni porta, lo faremo con la forza che abbiamo. Io devo dirvi che sono molto ottimista dopo questa edizione da Treio. Questa è la 19ª edizione da Treio. Sono 20 anni che questa manifestazione ce l'abbiamo, come dire, vero sulle spalle, Roscani. Non ho mai visto un'edizione di Treio così naturalmente partecipata. Non ho mai visto un'edizione da Treio in cui alle 8:30 di sera c'erano ieri sera 5 dibattiti in contemporanea e tutte le sale erano piene. Non è solo partecipazione, voglia di stare insieme, voglia di contribuire, voglia di cambiare, voglia di interessarsi e voglia di capire. C'è questo nel popolo italiano e noi lo sapremo rappresentare. E allora questo percorso oggi ricomincia, va avanti, ci porta fino al prossimo appuntamento, diciamo grande appuntamento, in mezzo ce ne saranno decine, al 2-3 dicembre, quando celebreremo il congresso di Fratelli d'Italia. E Fratelli d'Italia sarà il fulcro di un movimento di patrioti che andrà, vedrete, molto oltre le percentuali che ci vengono attribuite. Dobbiamo solamente avere coraggio. Attraverso questo le elezioni siciliane, e in Sicilia si può vincere, e se Nello Musumeci vince in Sicilia, noi dimostreremo non solo che il centrodestra vince, ma che vince sulle proposte coraggiose, non con le melasse. Non col mettiamo tutto insieme tutto, il contrario di tutto. Un lungo dibattito nel mese d'agosto perché abbiamo detto che non volevamo Alfano nella coalizione con noi. E tutti a dire, ma insomma la Meloni non vuole Alfano in coalizione con noi. Scusate amici anche del centrodestra, ma invece di dire a me che non devo chiedere a Alfano di non stare nel centrodestra, potete chiedere a Alfano almeno di ritirare gli assessori dalla giunta Crocetta, visto che sta ancora governando con la sinistra? No, cose curiose accadono nell'Italia di oggi. Le proposte che servono sono proposte chiare. Allora noi arriveremo a quel congresso e quel congresso sarà il momento nel quale tireremo anche le somme del lavoro fatto fin qui. E voglio fare un ultimo appello a tutti quelli che condividono le nostre stesse idee. Sindaci, amministratori locali, militanti politici, semplici osservatori, impiegati, operai, artigiani, commercianti, pescatori, agricoltori, uomini in divisa, tutti gli italiani che sono fieri di essere tali, venite a darci una mano, aiutateci. Questo è il tempo in cui le persone di buona volontà si devono prendere per mano e devono ricostruire questa nazione, perché ha ragione Albert Camus nella frase che abbiamo scritto sulla maglietta.
È un fatto che riconosciamo la nostra madre patria quando siamo sul punto di perderla. È vero, la partecipazione che vedete oggi è anche questo. Ci sono un sacco di italiani fieri, silenti, che fino a ieri si sono fatti gli affari loro e che adesso cominciano a capire che questa patria noi la stiamo perdendo. Ma non la perderemo, noi la rimetteremo in piedi, noi le consentiremo di tornare a guardare il mondo a testa alta, noi metteremo ogni italiano nella condizione di dire che saremo sempre, ovunque, prima di tutto degli italiani, non ci vergogneremo mai più, non ci vergogneremo mai più. È questo che vogliamo fare. E lo facciamo a partire da oggi e lo facciamo fino a portare queste idee al governo della nazione. Grazie, grazie a tutti.